Circa un mesetto fa ho guadagnato per la prima volta con l'influencer marketing. Enzo, quanto hai guadagnato? Come hai fatto a guadagnare questi soldi? Vi spiego subito. In pratica, un'azienda al posto di pagare Google Ads, ossia la pubblicità di Google o qualsiasi altro tipo di pubblicità, ha scelto di utilizzare il metodo dell'influencer marketing. Quindi, che cosa fa l'azienda? Contatta o un influencer o un mini influencer. Ovviamente il mini influencer costa di meno, in questo caso io, perché faccio comunque dei numeri abbastanza piccoli. Se la domanda è: le aziende ti contattano solo per i numeri? Assolutamente no, perché le aziende ti contattano in base al tipo di nicchia di cui fai parte. Se ad esempio tu su YouTube o su Instagram parli di moda, le aziende ti contatteranno ovviamente le aziende che fanno moda, che vendono vestiti, t-shirt, qualsiasi cosa. E in questo caso anche voi potete contattare aziende e richiedere collaborazioni. In questo caso io, da come potete vedere, se guardate un po' nei video nel mio canale YouTube, si può notare che comunque io vivevo all'estero. Quindi l'azienda che mi ha contattato tratta praticamente prodotti italiani che vengono spediti all'estero. Quindi mi ha praticamente scelto a pennello. Quindi ho ricevuto questo messaggio, professionale ma allo stesso tempo diretto e semplice, in cui mi ha praticamente chiesto di collaborare. Io dovevo offrirgli un servizio, e il mio servizio in questo caso era scattare una foto e caricarla sul mio profilo Instagram e inserire una Instagram Stories sempre nel mio profilo. Lo potete anche andare a vedere, il mio profilo è EnzoDiNardo95. Quindi, arrivando al compenso, quanto ho guadagnato per caricare una fotografia e un Instagram Stories? Calcolando che io sono un mini influencer, faccio dei numeri piccolissimi, ho guadagnato praticamente 50 euro, che ovviamente sono stati inviati sulla mia PayPal che era inglese, quindi sono stati trasformati in pound, in sterline inglesi, più i prodotti italiani. Quindi immaginate, se io sono un influencer piccolo e faccio dei numeri comunque abbastanza piccoli, parliamo di poche migliaia di visual, immaginate gli influencer quelli seri, quelli che, Fanno milioni di views. cioè, anche le persone dello spettacolo, immaginate quanto vengono pagati per caricare una semplice foto o una sponsorizzazione. Credetemi, vengono pagati tantissimo. E immaginate che io in quel periodo stavo lavorando praticamente come barbecue e di tanto in tanto facevo qualche ora in più come kitchen porter. E ho lavorato 5-6 ore per portarmi a casa intorno a quei 50 pound. E poi sono tornato a casa e ho ricevuto questa collaborazione che veramente ho guadagnato dei soldi con una semplicità assurda, cioè scattando una fotografia. Non so, se li pesate, ovviamente è sicuramente molto più semplice scattarsi una fotografia e postarla su Instagram e guadagnare in questo modo che comunque andare a lavorare, a lavare i piatti, a lavare i bicchieri e roba simile. Quindi, cosa voglio dire con questo? Se voi avete una passione, non aspettate altro tempo perché potreste creare un account Instagram, potreste parlarne su YouTube, potreste diventare un influencer di quella nicchia, che sia moda, che sia gaming, che sia fotografia, che sia ogni cosa, perché alla fine voi potete entrare in una qualsiasi nicchia determinata e cercare con i giusti hashtag le aziende che trattano ovviamente quei prodotti della nicchia in cui vi trovate voi. Quindi da influencer potreste contattare voi le aziende o potreste essere contattati. Oppure se avete negozi online, come in questo caso l'azienda che mi ha contattato è un piccolo negozio online, una piccola startup che è stata aperta, potreste contattare gli influencer, o meglio, i piccoli influencer che comunque vengono pagati molto molto meno che dei grandi influencer e potreste comunque avere dei riscontri molto positivi. Potreste optare per delle strategie tipo pubblicità di Google più influencer marketing, che ad oggi va fortissimo l'influencer marketing. Quindi, spero che questo video vi sia piaciuto e spero che questo video vi abbia, tra virgolette, ispirato a chi non ha ancora iniziato a parlare di una sua passione sui social, su Instagram, su YouTube o su qualsiasi altro social media. Quello che vi voglio dire è che ad oggi si può guadagnare veramente con le proprie passioni con internet, veramente veramente con le proprie passioni. Potreste crescere in quella determinata nicchia e potreste arrivare a dei livelli assurdi. Cioè, io sono un mini influencer, piccolissimo, faccio dei numeri veramente banali e ho guadagnato 50 euro così con veramente una semplice foto. Cioè, guardiamo in faccia la realtà. Noi partiamo, in questo caso io sono partito, sono andato a Londra, ho lavorato ore e ore e ore, poi ho fatto una fotografia e cioè, non so se rendo l'idea, è assurdo, quindi immaginate veramente se riuscite ad arrivare a dei numeri pazzeschi.
Quindi ragazzi, vi mando un abbraccio, spero che sia stato interessante questo video, ci sentiamo prestissimo e niente, a presto, ciao raga. Ah, volevo anche dirvi, sono tornato momentaneamente in Italia e volevo far conoscere ad Iron il mio cagnolone e Chicco e il topo. Beh, sono belli. E niente, questo. Un abbraccio, ciao ragazzi.